Dare voce al passato per ottimizzare il presente. Noi siamo qui, a Davola. Siamo gli alunni della quarta C dell'Istituto Tecnico ad indirizzo turistico Ettore Majorana. Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro ci è stato proposto di svolgere formazione presso il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, per avere l'opportunità di confrontarci con le risorse del territorio e farle diventare opportunità di lavoro. Il progetto si è svolto in 90 ore e ha previsto momenti di formazione al museo e a scuola, escursioni e visite guidate per conoscere gli ambienti interni al museo e i siti che appartengono al Parco della Neapolis e a quelli della Val di Noto, anch'essi facenti parte della rete museale territoriale. La conoscenza degli spazi e dei loro contenuti ci ha rivelato un mondo quanto mai suggestivo e ricco di pathos, insieme ad una realtà immersa in un lontanissimo passato, ma ancora viva, grazie alle storie che riesce tuttora a raccontare e a tramandare. Ed è sulla forza narrante degli antichi reperti del Museo Paolo Orsi e del Parco della Neapolis che abbiamo voluto puntare per svolgere il nostro percorso lavorativo. Dopo le visite ordinavamo le idee a scuola e nella biblioteca del museo, dando vita al progetto di alternanza. Abbiamo operato nell'aula informatica del nostro istituto, dove tramite piattaforma digitale abbiamo assemblato i documenti, le informazioni, le foto, i filmati, i video raccolti durante il percorso per poi realizzare i prodotti finali. Le nostre mansioni durante lo svolgimento del progetto sono state pertanto di sviluppo di impresa simulata, basata sulla comunicazione, elemento cardine di ogni azienda. A conclusione del percorso, il nostro lavoro ha realizzato materiale da inserire nel sito del museo per comunicare e promuovere il suo inestimabile patrimonio storico-culturale, mettendo in evidenza soprattutto la potente forza narrante e le profonde connessioni sempre attuali con il presente. Tale materiale è costituito da presentazioni in PowerPoint, questionari di soddisfazione, elaborazione di testi originali e video in forma narrativa come questo. Uomini, che con mani non meritevoli d'essere chiamate d'uomo, si impossessano di ciò che non appartiene loro. Violenza di uomini, che fai dei corpi di donna ciò che vuole, che con luridi artigli sporca petali di fiori bianchissimi. Volti di donna si aggirano spenti, lungo strade come mostri dentro notti buie. Volti spenti di donne sofferenti, che chiedono giustizia contro gli orchi di violenza. Io vorrei che la paura svanisse dalla terra, che ciascuna donna si alzasse ogni mattina, avendo nel cuore il proprio mondo migliore. Luci di mille accendini, a rischiarare strade da lampioni bui, spenti dall'indifferenza, di chi non ha occhi per vedere la violenza, che giornalmente gli si compie innanzi. E questo io chiedo, che non accada più.